forza e hanno detto con chiarezza che siamo contro questa alternanza scuola-lavoro. Siamo contro un sistema di sfruttamento che fino alla scuola ci vogliono imporre. Siamo contro una scuola che costantemente ci dimentica, ci rinchiude, non ci fa crescere, ma semplicemente ci obbliga a sottostare a delle norme di crescita per essere inseriti in un sistema sfruttatore profondamente ingiusto e violento. Abbiamo dimostrato che questo insegnamento per noi non vale niente, che la nostra crescita la facciamo in piazza. Abbiamo dimostrato che sappiamo essere critici col sistema di istruzione pubblico. Abbiamo dimostrato che per noi la scuola è un'altra cosa. Abbiamo dimostrato di avere la forza di resistere alle istituzioni anche quando provano a farci tacere con le armi e con la violenza. E oggi siamo qui in piazza 18 dicembre, una piazza il doppio più grande di quella di venerdì scorso, e la stiamo riempiendo. Siamo già un sacco di giovani a inondare le strade di questa città. E oggi siamo qui perché l'abbiamo promesso che avremmo fatto un corteo, e oggi un corteo faremo. E non accettiamo promesse di pacificazione, tentativi di dialogo della questura che prova adesso a fare finta di aver pacificato la situazione con gli studenti, che ci convoca per tavoli di mediazione. Sono tutte cazzate, lo sappiamo benissimo. Chi si contrappone a noi con quella violenza è il nostro nemico, è la nostra controparte. Non c'è mediazione con la nostra controparte. Quella è parte del sistema malato in cui un giovane può morire a 18 anni mentre lavora. Bene, dimostriamo oggi che abbiamo la capacità di rilanciare, abbiamo la capacità di tenere botta a una situazione che prova costantemente a silenziarci. Abbiamo il dovere oggi di fare in modo che questa giornata sia l'inizio di un percorso, non un punto di caduta, non un fuoco di paglia, non una sfilata di festa. Oggi non c'è un cazzo da festeggiare se non il fatto che siamo stati in grado di prenderci il corteo. E questo ci va riconosciuto. Stiamo dando una dimostrazione forte a tutto il paese, con le piazze che in tutta Italia oggi e venerdì scorso e nelle prossime settimane, speriamo, ci saranno. Non sfilare, non farsi scortare, non farsi dare pacche sulle spalle da teste di cazzo del PD che adesso non vogliono far finta di essere amici dei giovani. Quindi la giornata di oggi deve essere per noi motivo e occasione di conoscerci, di crescere, di andare avanti e poi di organizzarci ancora meglio di come abbiamo fatto oggi e far permanere questa mobilitazione nel tempo. Da settimana prossima 10, 100, 1000 scuole verranno occupate! E adesso partiamo in corteo, un corteo che aspettiamo da più di una settimana, un corteo per gridare in tutte le piazze e in tutte le strade della città che in scuola lavoro non si può morire, che ogni giorno muoiono
3 lavoratori in media, che 1.404 lavoratori all'anno non possono morire per difendere il profitto di qualcun altro, che noi non siamo disposti a essere la carne da macello per il profitto dei padroni. È ora di finire di scuola e di lavoro. Non si può morire.